Fatemi dare il buongiorno però anche al nostro ospite odierno che è Michele Mercuri. Michele, buongiorno. Buongiorno. Allora, Michele Mercuri, blogger a tutto campo, esperto di finanza, però devo dire la verità, noi siamo un social talk, quindi molto spesso ci nutriamo anche dei fermenti che arrivano dai profili più interessanti. Beh, ultimamente hai preso di mira le politiche ambientali con riferimento alla monnezza, caro Michele, della regione Calabria. E allora, leggendo i tuoi post, leggendo le tue analisi anche molto raffinate, riusciamo a comprendere, pur non avendo molto spesso gli strumenti di competenza sufficienti, che l'ultimo, insomma, l'assessore all'ambiente della regione Calabria sta un po' sonnecchiando. Diciamo che è lui che ci ha preso di mira, secondo me. Noi a lui. In che senso? Perché per delle scelte che sembrano piuttosto populiste, che seguono più, diciamo, più che avere un progetto per portare effettivamente un beneficio all'ambiente, alla Calabria, seguono più che altro delle linee che sembrano abbastanza... Senti, qualche giorno fa scrivevi testualmente: ma qualcuno dei 404 sindaci della regione Calabria ha letto per caso cosa ha scritto in una nota il nostro, per fortuna, quasi ex assessore Ultimo? Ecco, che cosa ha scritto Ultimo all'indirizzo dei sindaci della Calabria che ti ha fatto letteralmente sobbalzare? Ha scritto che tutti e 400 comuni della regione Calabria dovevano raggiungere entro il 30 giugno di quest'anno il 70% della raccolta differenziata, altrimenti avrebbero dovuto contribuire, quindi pagare di tasca, che poi naturalmente i comuni pagheranno di tasca ma ribalteranno le cifre sborsate direttamente sui cittadini, tutti i costi che saranno necessari per portare i rifiuti che la regione Calabria non riuscirà a smaltire all'interno della regione, fuori quindi dalla regione Calabria, quindi i costi che saranno necessari per poter portare i rifiuti fuori dalla regione. Il guadagno del cactus, potremmo dire, no? Sì, anche perché comunque la regione Calabria ha una carenza di impianti di trattamento che ormai si trascina da anni. Atavica, certo. E io anche di questo voglio parlare con te tra poco, caro Michele, perché da quello che ci fai capire, ma che ci riportano anche le cronache, veramente siamo a livelli di una arretratezza istituzionale unica nei confronti dell'emergenza rifiuti. Ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa con Nicolino Palendigrano. Però quello che è inaccettabile in questa regione è che, a fronte di una cultura sulla differenziazione dei rifiuti che si sta radicando tra le famiglie, tra i cittadini, dopo tanti anni di buio, le istituzioni sono sempre al palo, sono sempre ai soliti rimedi: scaviamo una fossa qua, un'altra lì e mettiamo tutto quanto insieme. Tra poco parleremo anche di questi ambientali della regione Calabria, con riferimento in particolar modo all'emergenza rifiuti, che c'è sempre, non è che se n'è andata. È vero che tutti siamo concentrati sul Covid, su quest'altra emergenza gestita dalla regione e non solo a cacchio, diciamo così, però i rifiuti sono sempre lì e rischiamo di avere una esplosione, una nuova bomba ecologica, per così dire, nella ormai vicinissima estate. È così, Michele? Sì, assolutamente. Diciamo che il nostro assessore non ha proposto una soluzione o soluzioni o alternative, ha intimato ai comuni di raggiungere il 70% della raccolta differenziata entro 3 mesi, altrimenti dovranno praticamente contribuire all'extra costo per la spedizione fuori regione dei rifiuti. Quindi queste non sono soluzioni, anche perché il nostro assessore bastava che guardava che era successo nelle altre regioni, dove attualmente la Calabria ha una media di raccolta differenziata nei comuni, nei vari comuni, nei 404, che è poco inferiore al 50%. Bastava che guardasse che è successo in Veneto, che ora ad oggi è la regione dove la media della raccolta differenziata in tutti i comuni è la più alta d'Italia. La regione Calabria attualmente quindi ha una raccolta differenziata del 47%. La regione Veneto, per passare dal 50% al 70%, ha impiegato 10 anni. Quindi il nostro assessore
va a scrivere che entro 3 mesi dobbiamo, va a intimare più che altro ai comuni che entro 3 mesi noi dobbiamo fare quello che la Regione Veneto ha fatto in 10 anni, direi proprio di no. Mettiamoci pure, Michele, come dicevamo prima, che i rimedi poi sono sempre gli stessi, quello di andare a scavare dei crateri tipo lunari, no? Oppure guardare ai territori della Calabria soltanto come un modo per deturparli ulteriormente, dove buttarci la monnezza sopra o sotto, e quando ci sarebbero soluzioni che ormai non possiamo far più finta di guardare, cioè ormai dovremmo anche superare certi vincoli di un ambientalismo ideologico e radicale che non ci permetterebbe, non ci permette di fare nulla. Secondo te quali soluzioni dovremmo poter attuare e si possono attuare nel breve? Noi abbiamo una carenza di impianti di trattamento per l'umido differenziato. Sì. È una questione molto seria a cui la Regione non ha mai posto rimedio, anche perché negli anni passati, negli ultimi 2 anni, i comuni che facevano correttamente la differenziata, io ho avuto la testimonianza di Laureana di Borrello, dove sono revisore, che ha iniziato a fare una raccolta differenziata seria, arrivata quasi al 50%, e lo stesso Falerna, non hanno potuto conferire l'umido differenziato per la mancanza di impianti di trattamento. Ma attualmente, Michele, l'indifferenziato e l'umido che fine fanno? L'umido che non viene, che non si riesce a smaltirlo, viene declassato, in parole povere viene declassato a indifferenziato e viene seppellito come se fosse indifferenziato. Quindi i cittadini pagano per fare l'umido, perché la raccolta dell'umido ha un costo, certo. Pagano e alla fine la Regione Calabria non ha un impianto per trattarlo, o viene spedito fuori regione, quindi viene valorizzato al di fuori della regione, in altre regioni, quindi viene trasformato in biogas, oppure quello che non riusciamo a spedire fuori regione, pagando quindi altre regioni perché affinché ce lo trattino, viene declassato, come viene detto tecnicamente, viene seppellito come se fosse indifferenziato. Perché nessuno ha neanche, io direi neanche le palle o il coraggio, ma nessuno ha, diciamo, anche la pazienza di cominciare a pensare a rimedi nuovi che in altre regioni, poi non bisogna andare nemmeno tanto lontano, né in Veneto né in Lombardia, ma anche nello stesso sud, nello stesso mezzogiorno, ci sono regioni che trattano l'umido, l'indifferenziato, in maniera diversa da quella un po' sconcia di seppellirlo nei crateri che si aprono, vero Michele? Io direi della mentalità relativa alla differenziazione dei rifiuti, si trova ad avere ancora fossi, giganteschi crateri dove viene invece interrato l'umido, l'indifferenziato, quando queste sostanze non vengono addirittura mandate fuori con aggravi per il trattamento. Michele, ma quali potrebbero essere le soluzioni diverse, alternative a questi volgari, costosissimi, anche inquinanti fossi che ci portiamo sin dall'età della pietra? La Calabria deve decidere che cosa vuole fare in futuro, ma anche gli amministratori. Innanzitutto bisogna creare degli impianti moderni di trattamento, non si può pensare più di seppellire i rifiuti come nel Medioevo, però ci vogliono delle scelte coraggiose da parte di amministratori regionali. Queste scelte coraggiose le hanno già fatte in altre parti del meridione d'Italia, senza scomodare il centro e il nord, o no? Eh sì, l'hanno fatto in Campania, dove bisogna dirlo, ci sono degli impianti di trattamento, bisogna costruirli, bisogna decidere dove farli. E il problema è che nel momento in cui si decide di fare anche un singolo impianto di trattamento per l'umido, che poi va a generare biogas, quindi non è che sia qualcosa di pericolosissimo, si crea malcontento all'interno della popolazione, quindi si crea un movimento all'interno dei sindaci, si crea malcontento all'interno di determinate fasce di popolazione, di residenti, e quindi si creano... Sono davvero così terribilmente inquinanti questi impianti di ultima generazione? No, assolutamente. Però bisogna essere coraggiosi e decidere che cosa vogliamo fare in futuro. C'è la Regione Piemonte che ha costruito, e bisogna avere il coraggio di dirlo, un nuovo termovalorizzatore ad un costo di quasi 500 milioni, che riuscirebbe a garantire lo smaltimento di tutti i rifiuti della Regione Calabria se noi facessimo l'equivalente di quello che ha fatto la Regione Piemonte. La Regione Piemonte ha avuto il coraggio di farlo, non seppellisce più i rifiuti, utilizza impianti moderni che non sono inquinanti. Se noi pensiamo che ancora paghiamo per la bonifica dei siti dove sono stati seppelliti negli anni 80 i rifiuti della Regione Calabria, mamma ci costano mia, quasi 10 milioni all'anno, e sono dei terreni che saranno inutilizzabili per anni, per centinaia di anni.
quindi bisogna avere anche il coraggio di dirlo e di fare delle scelte coraggiose, cioè seppellire i rifiuti vuol dire rendere inutilizzabili dei terreni per anni. Assolutamente, non possiamo però avere la moglie ubriaca e la botte piena, anche perché il rischio è quello di trovarci a passare un'estate 2021 indegna, sporca come quella del 2020, dove io credo che veramente sono state pochissime le zone in Calabria dove non c'era la monnezza per strada. Io ricordo, ho fatto il lungo e il largo, per esempio la provincia di Reggio Calabria, ma qualcosa di mostruoso, no? Sì, la provincia di Reggio è andata in sofferenza nel periodo estivo e i rifiuti sono stati lasciati in strada, anche perché i siti di trattamento erano sequestrati, alcuni chiusi e quindi erano saturi. Poi c'è il cratere di Lamezia che si sta colmando, e quello è anche un pericolo perché stanno conferendo da tutta la Calabria, e allora il rischio riempimento e saturazione è molto vicino, no Michele? Sì, anche perché io ho partecipato a parecchie riunioni del lato, lato di Catanzaro, all'interno del quale rientra Lamezia, era uno dei pochi che aveva un'autosufficienza per un certo numero di anni, autosufficienza che ad oggi non penso che ci sarà più, anche perché ha accolto, come hai detto tu giustamente, i rifiuti che provenivano da tutta la Calabria. Certo. Quindi in realtà stiamo tirando la coperta da un lato e si scopre dall'altro, quindi dobbiamo fare una scelta coraggiosa. Bisogna avere coraggio, lo dice Michele Mercuri, il blogger che oggi abbiamo in diretta telefonica, lo dice il buon senso, e ci vorrebbe coraggio ma anche un po' di umiltà, perché c'è molta presunzione soprattutto a livello istituzionale, per cambiare marcia nel processo di vaccinazione. Michele, ma c'è anche una situazione vaccinale che in Calabria sta diventando davvero scandalosa e sta assurgendo purtroppo ancora una volta agli onori delle cronache. Gli oneri purtroppo sono i nostri, delle cronache negative nazionali. C'è questa categoria altri, no? Vaccinati, che ormai primeggia, perché dovrebbe essere la prima. Un sacco di persone, molte delle quali non aventi diritto, si sono fatti il vaccino. Diciamo le cose come stanno. C'è una vaccinazione che va a rilento perché la disorganizzazione purtroppo è palpabile. Allora io volevo sottoporre a te, perché lo sto facendo anche con alcune personalità politiche e istituzionali, ma non sarebbe il caso di cominciare a responsabilizzare i primi cittadini, anche alla luce del fatto che abbiamo tantissimi comuni al di sotto dei 2.000 o addirittura dei 1.000 abitanti? Diamo le fiale ai primi cittadini, che sono anche autorità sanitarie nei rispettivi territori, e facciamo in modo che i comuni siano autonomi nella gestione di questa emergenza. D'altro canto, Michele, ci sono stati tantissimi comuni che si sono rivelati delle vere e proprie best practice, potremmo dire, nel periodo dei tamponamenti, perché ci sono stati sindaci che hanno tamponato in pochi giorni intere popolazioni. Non si potrebbe fare la stessa cosa con i vaccini? Ogni comune vaccina i propri cittadini? Non saprei se si potesse fare qualcosa del genere, se si può fare qualcosa del genere, anche perché credo che sia abbastanza complicato. In ogni caso, ho visto nell'ultimo piano vaccinale la Regione Calabria ha indicato oltre 97 punti vaccinali, quindi sui 400 comuni, non sono pochi, con una capacità di vaccinare quasi 14.000 persone al giorno, quindi in realtà ad oggi, se funzionassero tutti, avremmo dovuto vaccinare anche i gatti, quindi non ho capito dov'è il problema. Forse nel fatto che non ci siano i vaccini, che non arrivino, anche se poi si viene a sapere che 60-70.000 fiale giacciono chissà dove. Diciamo che il problema è stato creato anche dalla confusione che c'è su AstraZeneca. Anche io, come personale scolastico, di mia moglie l'abbiamo fatto tutte e due, non abbiamo avuto alcun problema, lo rifaremmo anche domani mattina. Il problema però è che molte persone hanno rifiutato, e il giorno in cui l'abbiamo fatto noi abbiamo visto si è creato un danno d'immagine. Sai perché ti dicevo quella cosa dei vaccini da dare ai comuni? Perché ci sono stati molti sindaci anche delle serre cosentine che hanno detto: se non ci sono particolari premure, cioè voglio dire, se non c'è bisogno di temperature meno 80 come il Pfizer o particolari accorgimenti tecnici, per gli altri vaccini possiamo pensarci noi, perché possiamo
precettare i medici di base dei nostri territori comunali, gli infermieri specializzati e dare un timing entro il quale la popolazione può essere in gran parte vaccinata. Perché è vero che ci sono 97 hub sulla carta destinati alla vaccinazione, però poi tu, Michele, mi insegni che dagli entroterra, dalle zone un po' più difficili, non è che si possono muovere tutti, insomma. Cioè, io comunque credo che i sindaci andrebbero un po' più responsabilizzati in questo. Invece li stanno lasciando fuori. Sì, 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 infatti questo è vero. Anche se comunque ad oggi, essendo sconsigliato l'AstraZeneca sotto i 60 anni, credo che ci saranno sicuramente dei problemi di approvvigionamento di vaccini. Non ho idea, dato che l'Italia aveva puntato molto su AstraZeneca, ad oggi non saprei sinceramente dove prenderanno comunque l'alternativa, soprattutto per gli under 60. Io giorni fa leggevo un post bellissimo, non mi ricordo di chi, dove si diceva buongiorno, mi sono appena alzato, potete dirmi oggi qual è la soglia di età entro cui si può fare l'AstraZeneca, visto che cambia ogni giorno. Vabbè, insomma, ridiamo amaro. Rimani con noi, Michele, rimanete con noi, tra poco torniamo a parlare con il nostro blogger. Senti, ma tutti questi ristori della regione Calabria, queste misure che si dice stiano per essere varate, alcune sono già state varate, tu le hai studiate, come ti sembrano? Quali sono quelle più apprezzabili, quelle di maggiore interesse? Diciamo che in famiglia abbiamo un'attività commerciale, sì. Un bar gelateria, lo conosci benissimo. Bar Vittoria a Falerna Marina, ragazzi, è inutile. Vabbè, non ha bisogno di pubblicità, ma non avete bisogno di pubblicità. Abbiamo fatto una bella pubblicità. No, abbiamo tentato di utilizzare tutti gli strumenti che sono messi a disposizione, nonostante siamo chiusi ormai da 12 mesi, siamo rimasti aperti solo ad agosto. Quindi avete funto da cavia, ecco, come è andato l'esperimento? non benissimo. Abbiamo avuto la possibilità di avere ultimamente anche una forma di liquidità da parte della Regione Calabria, che ha messo a disposizione tramite la società Fincalabra. Non è stata una cattiva idea, anche perché ho visto che molte delle aziende, soprattutto quelle che hanno sofferto di più durante il periodo di lockdown, hanno necessità di liquidità, non vogliono fondi perduti, non vogliono aiuti, hanno bisogno di liquidità, perché soprattutto le aziende che sono più sane, come quella che abbiamo anche noi in famiglia, e che vogliono rimanere sul mercato, non hanno necessità di essere finanziate con fondi perduti, vogliono liquidità perché hanno la possibilità, se il mercato si dovesse riprendere, di recuperare il terreno perduto. E in questo senso tu dici che Regione Calabria, attraverso Fincalabra, qualcosina l'ha fatta. Ha fatto qualcosina, potrebbe fare qualcosina di più, e quello è uno strumento di iniezione di liquidità. Ad oggi hanno finanziato quasi 1000 aziende, pochino comunque, con il 30% del fatturato del 2019, con un tasso bassissimo dello 0,6. Non è uno strumento che... E invece gli strumenti sui quali proprio non credi, o verso i quali sei scettico, considerando che sei un tecnico della materia e hai anche un'attività commerciale? Ce ne sono stati tantissimi, dove ci sono milioni di euro bloccati, che sono gli aiuti, faccio un esempio, gli aiuti per i giovani, per che sono stati fatti per aiutare praticamente le consumazioni nei locali, bar, pizzerie o piuttosto locali di divertimento. Quelli è stato un flop colossale, in quanto non è stato a riscosso una bassissima adesione da parte delle famiglie. Io poi avrei voluto sapere anche dei bandi che una sua fedelissima ascoltatrice delle dirette Facebook chiedeva a Spirlì, però poi lui ha parlato di pipi, patate, riso e carciofi ripieni e ci ho capito ben poco, come tantissimi calabresi. Va bene, Michele, sei stato prezioso come al solito, grazie per essere stato con noi. Torneremo a romperti un po' le scatole per vedere un po' come andranno le cose, sia sul fronte dei rifiuti, su cui hai fatto una panoramica in breve tempo da parte tuo, sia sulle misure regionali e a sostegno dell'economia, e speriamo anche di poter dire qualcosa di importante e di positivo sulla campagna vaccinale, che in Calabria stenta ancora a decollare. Grazie per adesso, Michele, buona giornata.
Grazie ancora, grazie a tutti. Ci terrei comunque anche a precisare che non solo sui rifiuti, diciamo, il nostro ex, quasi ex assessore ha dimostrato delle carenze, ma anche nel campo dell'energia, dove ha bloccato praticamente gran parte della costruzione di nuovi impianti rinnovabili, soprattutto nel campo eolico. Secondo molti, ultimo è 1-0. Ci farà arrivare l'ultimo. Grazie Michele, hai parlato di tante cose interessanti. Michele presto tornerà ad essere nostro ospite, spero, e questo vale anche per altri nostri interlocutori di riferimento, di poterli avere anche in studio tra poco, perché la bellezza della radio è quella di poterla vivere facendo le dirette con amici che vengono a trovarti, che vengono a condividere con te la postazione. E devo dirvi la verità, questa è un qualcosa che mi manca tantissimo, e non credo soltanto a me ma anche agli altri colleghi. Ma non facciamo prenderci da questa sorta di saugiagi radiofonica, amici cari, perché comunque lo spettacolo della musica, delle opinioni, delle produzioni di Radio CRT va avanti e saprà sempre tenervi compagnia in maniera assolutamente bella. E io però adesso devo terminare qui il mio appuntamento odierno, vi do l'appuntamento invece per domani, un arrivederci, un a risentirci per domani.